Siamo alla conclusione di due appuntamenti importanti che riguardano le vicende del Forteto, comunità che accoglie minori maltrattati in Mugello. Da un lato il processo giudiziario che si concluderà a breve con la sentenza di appello e che vede imputato tra gli altri il guru della comunità, Rodolfo Fiesoli, già condannato a 17 anni e 6 mesi per violenza sessuale, anche su minorenni in affidamento, maltrattamenti e violenza di gruppo. Su 23 imputati i condannati furono 16. Dall'altro, la relazione conclusiva della seconda commissione regionale d'inchiesta. La prima, che in qualche modo dette il via al percorso giudiziario, stabilì il cosa successe. La seconda, che dovrebbe presentare le somme, si lavora per l'unanimità entro il 23 giugno, si è occupata delle responsabilità politiche dietro i decenni di attività della comunità, nonostante le denunce e i buchi di sorveglianza. Se, come ammesso da Paolo Bambagioni, presidente PD di entrambe le commissioni, inizialmente si è trovato a lavorare un po' isolato, le cose sono cambiate. E il partito, che ha sempre detto no al commissariamento del Forteto, richiesta avanzata soprattutto da Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, definita strumentale dal PD, ora è più possibilista. Mi pare da questo anche di poter dire che l'unico punto aperto sia ad oggi la salvaguardia dell'occupazione in quella cooperativa. Abbiamo chiesto una discontinuità forte, più volte, anche pubblicamente. Purtroppo questa discontinuità forte non è arrivata fino in fondo, non è sufficiente, perché ancora oggi ci sono lavoratori, vittime che stanno accanto ai colpevoli. Ecco perché quelle iniziative strumentali sono state respinte ed ecco perché oggi sono qui a dichiarare una posizione molto chiara del Partito Democratico, che auspica giustizia e difesa del lavoro. Altrimenti commissariamento eventuale? Altrimenti, se necessario, anche un commissariamento.